Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio rilevarvi 6 prodotti da cominciare a vendere immediatamente su eBay e su Amazon e da non farsi sfuggire assolutamente in questo periodo per iniziare a fare profitto immediatamente. Quindi resta con me e non ti perdere questo video. Prima di procedere ti chiedo semplicemente di mettere like al video e iscriverti al mio canale, così da spingere l'algoritmo di YouTube e farmi conoscere sempre da più persone e iniziare a diventare una community più grande. Detto questo, voglio oggi parlare con te di eBay, ma anche di Amazon e Shopify, se preferisci vendere lì, e di 6 prodotti in specifiche nicchie da cominciare a vendere immediatamente da oggi stesso e da non farti sfuggire se vuoi fare profitto immediato. Ma senza perderci in chiacchiere, andiamoli a vedere immediatamente. Come saprai, il governo italiano sta mettendo nuove restrizioni, nuovi mini lockdown, nuove chiusure di attività commerciali. Questo ovviamente ci porta un sacco di svantaggi, ci fa scendere le vendite, ci fa perdere mercato perché le persone acquistano di meno, ma dall'altra parte ci dà la possibilità di vendere alcuni prodotti in alcune specifiche nicchie che vendono in modo esplosivo in queste settimane, in questi giorni, soprattutto se parti ora, perché sono prodotti che andranno a vendere immediatamente nei prossimi 10 giorni e non devi perdere questa scia temporale che poi scende la richiesta. Quindi voglio condividere con te questi 6 prodotti che vengono da un'analisi del primo lockdown che ho affrontato personalmente, quindi dati che ho raccolto dai miei negozi e che sono comprovati, che già io da oggi, da stamattina, dopo il decreto di ieri, sabato, oggi è il 25 ottobre, domenica 25 ottobre, ho iniziato già a vendere a motore perché li avevo già preparati nei miei negozi. Quindi andiamoli a vedere e non perderti nemmeno uno di questi prodotti. Il primo prodotto, ovviamente, cosa che sicuramente per chi già vende da un po' o chi ha provato ad acquistarli può aversi fatto un'idea, sono i set di manubri e bilancieri per palestra. Importante, sto parlando di set, non manubri singoli, non pesi singoli, ma set. Perché? Ovviamente le palestre stanno per chiudere, ci sono già molte indiscrezioni e comunque le persone non si stanno iscrivendo più in palestra, quindi preferiscono allenarsi a casa. Questo c'era da qualche mese, ma da oggi si stanno iniziando a vendere a motore perché ieri il governo ha annunciato che sicuramente ci sarà la chiusura di palestre e piscine. Ti dico di vendere set interi, quindi bilanciere, manubri e pesi, per diversi motivi. Il primo è il profitto. Ovviamente i set sono venduti a un prezzo maggiore e il tuo scopo in questo momento è prendere più profitto e più margine possibile da questa scia, da questa ondata di lockdown che non durerà per sempre, ma durerà per un po' di giorni, un po' di settimane. Quindi non ha senso andare a vendere prodotti di 10 euro quando vendono davvero a fiumi prodotti da 100-200 euro, perché le persone se le comprano senza battere ciglio, non sanno nemmeno dove trovarli e fanno a gara per comprarli. Questo te lo posso assicurare. Già solo stamattina io ho venduto diversi set dopo l'annuncio di ieri sera e continueranno a vendere in tutta la settimana, in tutte le 2 settimane, quindi 20 set. Poi se vuoi aggiungere i pezzi singoli, i manubri singoli, lo puoi fare. Il secondo prodotto che ti dico di vendere, sempre correlato alle palestre, sono le ciclette. Diciamo le ciclette, non quelle tecnologiche, quelle una via di mezzo che si trovano circa 200 euro, 170 euro in rivendita, senza schermo e senza niente. Queste vanno fortissimo perché ovviamente sono sempre palestre chiuse, le persone si vogliono allenare a casa, a differenza dei tapis roulant che puoi vendere, si vendono pure. Le ciclette hanno più mercato perché costano di meno e sono più richieste perché le persone preferiscono fare ciclette rispetto a correre, perché magari corrono fuori. Queste vendono davvero bene e hanno molto margine. Il terzo prodotto, allontaniamoci dalla categoria di palestre e andiamo in una un po' diversa, sono i set di pennarelli, di acquarelli per colorare, per disegnare, tutto quello che è correlato al disegno per bambini. Le scuole le stanno chiudendo e comunque molti genitori non mandano i figli a scuola, c'è didattica a distanza, per le classi più piccole nemmeno c'è un po' di confusione. Quello che sappiamo
è che i bambini restano a casa. Questi bambini devono passarsi il tempo perché i genitori magari devono lavorare in smart working o li lasciano con i babysitter. Quindi i set di pennarelli, album, colori, pittura, tutto quello che è correlato al passatempo dei bambini ricreativo va fortissimo. Questo in realtà non è solo da oggi sicuramente venderà di più, ma già è da diversi mesi che vendono bene. Questi sono prodotti che ti sto rivelando, che puoi utilizzare tranquillamente. Io sono mesi che vendo pennarelli e set per colori. Oggi ti voglio regalare queste nicchie per non farti perdere nemmeno a te l'occasione di poter vendere nelle giuste categorie e nei giusti prodotti. Il quarto prodotto, sempre correlato ai bambini, sono i giocattoli. Comincia a vendere giocattoli, bambole, tutto quello che è correlato sempre al passatempo dei bambini. I pennarelli e il set ricreativo, tutto quello che riguarda la ricreatività, va fortissimo, va molto più forte dei giocattoli, ma i giocattoli vanno forti pure. Perché comunque considera che i genitori vogliono dare dell'istruzione ai suoi figli, quindi puoi vendere quei giocattoli ricreativi, giocattoli che insegnano ai bambini la scienza, tutto quello che è attorno all'istruzione divertente dei bambini in questo momento va forte. Poi considera che sta arrivando comunque sempre Natale, anche se mancano 2 mesi, ma questo è il periodo per iniziare a prepararsi. Halloween, tutte queste feste che comunque implicano regalare giocattoli ai bambini, quindi giocattoli comincia a prepararti, vanno forte, li puoi cominciare a preparare sia per ora sia per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Per i prossimi 2 mesi puoi vendere giocattoli tutto il tempo. Quinto prodotto che oggi voglio rilevarti sono i tappetini per il pavimento. Torniamo sempre alla categoria palestra. Un tappetino di pavimento, oltre ovviamente ai classici tappetini yoga, fitness, addominali, tutto questo che ovviamente si vende, intendo i tappetini, quelli di gomma alti 10 cm per proteggere il pavimento dei pesi, quelli che trovi in palestra. Perché vanno? Perché ovviamente chi si compra il set manubrio di bilanciere e bilancieri deve avere una protezione per il pavimento, perché non vuole danneggiare il pavimento, e quindi se li compra per prepararsi una mini palestra. Questi vanno forte pure, oggi ne ho venduti diversi, addirittura devi essere bravo a trovare dei fornitori anche per tutti questi attrezzi, per tutti questi articoli, perché vanno fuori stock molto velocemente. Ti dico semplicemente di provare, vai su dei negozi per cercarti quelle palestre e vedrai quanti fuori stock ci sono, tantissimi, decine. Per questo, se tu hai la possibilità di trovare dei fornitori che ti forniscono questi articoli, o semplicemente fare il solito arbitraggio tra Amazon, eBay, Etsy e questi marketplace, puoi vendere fortissimo. Ma passiamo all'ultimo prodotto che oggi ti voglio consigliare da vendere, ed è un'altra categoria, un'altra nicchia, e mi riferisco agli accessori per pasticceria e pizza. So che suona un po' particolare, ma il punto è questo: cercare nicchie particolari che magari non trattano tante persone. In questo momento che ora chiuderanno molte attività, ristoranti, bar, gelaterie, in molte regioni già hanno chiuso, in tutto il paese sicuramente chiuderanno presto alle 18, quindi le persone non andranno più a mangiare fuori, inizieranno a cucinare di più a casa, inizieranno magari tutte le persone non lavorano più, che sono al momento disoccupate o inoccupate, inizieranno a sperimentare, a passarsi il tempo in cucina. Gli accessori pasticceria e pizza vanno davvero forte. In questo primo lockdown ne ho vendute centinaia di questi accessori. Se tu metti tutto quello che riguarda la pasticceria, la cucina, non parlo di pentole, parlo di accessori magari per fare i biscotti, stampe per pizza, tutto quello che riguarda, diciamo, tutto questo mangiare da passatempo, che mangiare ricreativo, questo va davvero forte. Quindi non te lo lasciare sfuggire. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine dei 6 prodotti che ho voluto condividere con voi. Se inizierete a venderli da oggi, se inizierete a metterli in vendita oggi stesso, vi assicuro che cominceranno a vendere. Potete venderli su eBay, su Amazon, su Shopify, nel canale di vendite preferite, ma non lasciateveli sfuggire. Spero che anche oggi vi abbia dato informazioni utili, che il video vi sia piaciuto.
ti chiedo di mettere like e iscriverti nuovamente al canale se non l'hai ancora fatto, mi farebbe molto piacere. Ti ricordo che se mi vuoi contattare mi puoi sempre cercare su Instagram e via email, trovi tutti i link e tutti i contatti in descrizione. Sono sempre disponibile al dialogo. Grazie di avermi seguito, ciao!